Oggi parliamo di Gibson, ma non parliamo della solita Les Paul. Andiamo a giocare con un po' di Unplugged. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo a B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di Unplugged, di chitarre acustiche. Prima di iniziare a parlare di questa stupenda chitarra, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto, non dimenticate la campanellina, che è quella che vi ricorda quando escono i video. Tutto ciò, lo sapete ormai, non vi costa niente, è gratuito chiaramente, ma per me vuol dire veramente tanto far crescere questo canale e portarvi sempre giocattoli nuovi. Li chiamo giocattoli, ma non lo sono chiaramente. Questo canale sta crescendo abbastanza bene, sono molto contento, soprattutto il lunedì al Salottino Blues con quella nuova rubrica Ticket to Ride, inventata dal mio carissimo amico Massimiliano. Non finirò mai di ringraziarlo per la sua idea. E stiamo crescendo veramente tanto sulle interviste dei grandi musicisti. Stiamo portando qua al Salottino veramente dei bellissimi gruppi musicali, cantanti, artisti, insomma, tanta roba. Seguiteci il lunedì sera, il Ticket to Ride. Ora però chiudiamo la parentesi e parliamo proprio di questa meraviglia, questa Gibson fantastica. Questa è una chitarra usata, chiaramente, che mi ha come al solito prestato il mio amico Andrea di Firebird Strumenti Musicali, dove abbiamo questa bellissima collaborazione ormai da un bel po' di tempo. E abbiamo voluto parlare proprio di chitarre acustiche. Non l'ho mai fatto, è la prima che porto sul canale, ma questa chitarra veramente mi è piaciuta tanto. È veramente una bellissima Gibson, guardate com'è, che bella fascia, abete, mogano, la tastiera addirittura in ebano, il manico a forma D, e mi trovo anche molto bene, veramente bella come chitarra. Questa chiaramente non è una chitarra da spiaggia, è una chitarra bella, impegnativa, una bella acustica, molto molto bella. Con queste chitarre noi possiamo veramente divertirci in Unplugged, se vogliamo fare qualcosa di interessante. Ha veramente un suono fantastico. Sentite com'è bello pieno, tondo, veramente molto molto bello. Anche negli arpeggi si comporta veramente molto bene. Sentite veramente che rotondità di suono, è una chitarra veramente molto bella. Se vogliamo fare appunto qualcosa di acustico con un gruppo acustico, unplugged come si usa dire, questa è la chitarra veramente perfetta. È anche amplificata, ci vedere qua. Io oggi però ho voluto proprio farvela sentire microfonata, così classico, non sono entrato in nessun amplificatore, non volevo alterare i suoni di questa chitarra, perché chiaramente se andiamo dentro un'amplificazione questa chitarra espande i suoi suoni, ma volevo proprio farvi sentire l'acustica dei legni di questa chitarra. Chiaramente in descrizione vi metto tutta la sua scheda
perché così vedete proprio bene i legni, come viene fatta questa chitarra. Una chitarra del 2008, tenuta veramente bene, qualche segno chiaramente di usura ce l'ha, come giusto che sia tutte le chitarre, però devo dire che è tenuta molto bene e in negozio ha una cifra di 999 euro, quindi sotto i 1000 euro vi portate a casa veramente una chitarra fantastica, molto molto divertente come chitarra. È una chitarra che ci permette veramente tanto. Insomma, ci permette veramente tanto. Io ho pasticciato un po', chiaramente cercando di fare anche qualche errore, ma questa chitarra ce lo permette anche di correggerlo in maniera molto velocemente, perché è una chitarra veramente morbida, cioè veramente una chitarra, il suono è veramente molto molto tondo. Beh, insomma, se vogliamo approcciare su una buona chitarra acustica, divertendoci con gli amici, ma anche in un gruppo, e vogliamo preparare un pezzo unplugged, questa chitarra è la chitarra giusta, perfetta, a un prezzo molto molto interessante. Vi ripeto, è una Gibson. Spero vi sia piaciuto questo video di oggi, così unplugged. Mi scuso per qualche errore sicuramente che ho fatto con la tastiera, ma per me è un mondo semi nuovo sull'acustico. Io vi rinnovo l'appuntamento il lunedì al salottino e giovedì prossimo qui per recensire altre bellissime chitarre. Amici, lunga vita al blues e... buon pomeriggio!